Antonio Pietroniro al Pala BCC, dove l'Avis ha svolto un ruolo importantissimo nelle operazioni di vaccinazione. Ma dal punto di vista invece della donazione, come è andata quest'anno o comunque questo periodo segnato dalla pandemia? È andato abbastanza bene. Pensavamo, si pensava all'inizio che ci fosse un calo totale delle donazioni perché ci sono stati problemi. Molti donatori avevano paura di raggiungere il centro di raccolta, molte persone non si sono avvicinate. Per fortuna, grazie anche ai media, siamo riusciti a pubblicizzare e a far capire ai nostri donatori che il centro di raccolta di Vasto è molto sicuro, anche perché non si entra in ospedale, quindi ha un accesso totalmente esterno e non si va a contatto per niente con la parte ospedaliera. E lì per fortuna i donatori hanno continuato ad essere presenti. È vero che si è alzata molto l'età media dei donatori di sangue e che i giovani poco, si mettono a disposizione di questo grande aiuto. Questo è vero purtroppo perché l'età media si è alzata perché siamo tutti vecchi donatori. I ragazzi di oggi molti hanno problemi fisici, molti hanno problemi perché fanno abuso di altre sostanze o di alcol e di conseguenza non possono donare. Ma più che altro per noi siamo stati un attimo penalizzati perché con il discorso scuole chiuse e con la DAD non siamo riusciti ad accedere nei vari istituti della città per pubblicizzare e fare proselitismo in favore Avis, ma in favore della donazione. Anche perché la donazione del sangue non è una cosa personale, cioè a noi non viene dato nulla, lo facciamo volontariamente, gratuitamente e di conseguenza però possiamo salvare tante vite perché in ogni momento c'è necessità. Noi siamo purtroppo, come dico io, in una città di mare, costeggiato da una delle due autostrade più importanti d'Italia, quindi la litorale, e il periodo estivo siamo in piena crisi perché tra incidenti in mare, incidenti stradali, incidenti domestici, qualsiasi cosa sia, interventi chirurgici sia di routine che di emergenza hanno bisogno di sangue. E noi siamo sempre lì con le orecchie dritte a chiamare i nostri donatori che grazie a Dio rispondono molto bene. Quindi quanto è importante donare, l'abbiamo appena detto, ma vogliamo rinnovare un appello ricordando come fare. Donatore ci si diventa che se una volta diventati maggiorenni, quindi da 18 ai 65 anni, bisogna pesare più di 50 kg, stare bene fisicamente. Dopodiché ci possono contattare, chiunque interessato ci può contattare al nostro sito, sul sito o sulla pagina Facebook o la pagina Instagram dove sono pubblicizzati anche i nostri numeri telefonici. Noi daremo tutte le spiegazioni che servono. Le donne possono donare 2 volte l'anno il sangue intero e al massimo 10 volte il plasma. Gli uomini possono donare al massimo 4 volte l'anno il sangue intero e 10 volte il plasma. Abbiamo necessità di qualsiasi gruppo sanguigno perché molto, ma molto sangue che, specialmente il più diffuso, i gruppi più comuni, li mandiamo a delle ditte, li diamo a delle ditte che ci preparano farmaci salvavita, necessari per tanta gente, specialmente chi è colpito da malattie ematologiche.